Salve a tutti amici YouTube, in questo video vi porto una deck profile che mi era stata chiesta molto tempo fa da un utente di YouTube. Oddio, non mi si carica. E questa qui è la deck profile del King Feral Imp, del mazzo di con King Feral Imp, che uscirà più avanti con il Lievo. Ok, e per me. Allora, secondo il mio parere, questo mazzo con lui è più forte con magari tipo alieni, boh, perché sono tutti rettili, perché qui ci sono dei dinosauri, quindi serciando loro, ok, sì, serci loro, però tanto loro, boh, cioè io ce l'ho sempre in mano, non mi trovavo male come era prima, però mi è stato chiesto e ho voluto accontentare. Allora, me la sono inventata totalmente, è stato, ci è voluto un bel po', veramente un bel po'. E niente, iniziamo subito. Abbiamo 3 Najasho, 3 Westlaw, 2 Cerato, 2 Diplo, 2 Vulcani. E poi come nuovi abbiamo 3 Sabresarus, 3 Cabasalus e i Rabbit. Perché mi è stato chiesto di fare con i Rabbit e non solo perché, anche perché. Comunque sì, ti facilita a fare Dolk e Laggia e quindi non l'ho trovata cattiva come idea. Poi 3 Evo diversità, 3 Evo forza, un enemy controller, uno solo perché non ho trovato lo spazio, 2 tifoni, un Darkhold, una Storm, un Reborn e un Pot of Avarice. Potofabris è indispensabile su questo mazzo. Veramente indispensabile. E due pod. Poi, tre Forbidden Lands. E perché? Perché uno, vabbè, con Rabbit ci pariamo il Rabbit. Magari ci fanno qualcosa per distruggerci il Rabbit. Cosa ne so. Boh, cosa ne so. Ci usano Disappear Insane. E ci spaccano il Rabbit, vabbè, in qualche modo. E magari attivano una magia o una trappola che negherebbe il Rabbit o qualcosa del genere. Lance è fortissima. E poi, vabbè, ovviamente, non solo per il Rabbit era meno. Soprattutto per proteggere Laggia, Dolka. E quando. Magari Dolka più che altro, perché Laggia alla fine. Beh, sì, cioè, sì. Però Laggia si protegge anche da solo. Però non si sa mai. E poi anche il King Feral Imp e ogni altra Xyz che a cui potrebbero star sopra. E poi abbiamo una Bottomless e una Prison. Un po' random. Beh, volendo si potrebbe giocare Royal Decreed. Veramente, ci avevo pensato, solo che dopo. Cioè, l'ho provato a testare così e andavo bene. Benino, diciamo. Forse sì, forse sarebbe meglio Royal Decreed, però. Ho provato così, vabbè, magari decide. E decide non l'ho messo perché non ne sapevo veramente cosa mettere, vabbè. Poi abbiamo due Dolka, due Laggia, un King Feral Imp, che una volta per turno, staccando un materiale, ci fa aggiungere alla mano un mostro rettile dal deck. Non è male. Poi abbiamo un Maestro Oak, un lupo, per spaccare quelli grossi, i mostri grossi. Un Roach, uno Shockmaster, un Laval Chain, Laval Chain. Questo è veramente buono, molto molto buono. Ci fa staccare uno, possiamo mandare o una carta dal mazzo al cimitero, quindi fa da Foolish Burial, e poi o scegliamo un mostro e lo mandiamo in cima al mazzo. Quindi, anche questo ci facilita per searchare Rabbit, veramente. Mettiamo Rabbit in mezzo al mazzo. E direi che. In cima al mazzo, scusate. Direi che. Avere Rabbit in cima al mazzo subito non è poi così male. Infatti, pensavo di giocare anche due addirittura. Però è troppo piccolo, c'è cioè 1800. Dopo lo spacca subito, non arriva neanche. Quindi. Cioè, non arriva a campare. Quindi, vabbè. Poi abbiamo Utopia, Emerald. Allora, oh, Emerald che è veramente uno degli Xyz più forti.
staccando uno si fa o bersagliare tre mostri nel cimitero e li mischiamo nel deck e peschiamo una carta. Quindi fa da Pot of Avarice. Fa da Pot of Avarice, però è un po' più scarso, però fa da Pot of Avarice comunque. E poi, oppure, ci fa bersagliare un mostro senza effetto nel cimitero e lo facciamo evocare special. Noi abbiamo i nostri gialloni, quindi magari se abbiamo sobresalito il cimitero ci manca qualcosa per fare per vincere, facciamo lui, Emerald, e stacchiamo uno e facciamo Saberzarus, quindi veramente buono. Ma in alcune situazioni si può fare evocare un mostro in più, veramente, cioè, non male. Poi, uno Zemmines, un Leviair e un Leviathan. Difficili da fare perché abbiamo solo questi qui di livello 3, però Leviair ovviamente Leviair si può provare perché quando abbiamo questi qui morti lì sul terreno non è che ce ne facciamo molto, o attiviamo Evo Forza oppure ne abbiamo due, facciamo Leviair. Dato che noi con questo mazzo col King Fera Imp noi searchiamo molto, è anche più facile averne due nel campo e quindi molto buono queste, cioè per me vanno bene tre carte di livello 3. Poi non so. E comunque, vabbè, Leviair è ovvio perché magari se abbiamo Rabbit, abbiamo Rabbit Bandito, scusate, e abbiamo magari un Dork, oppure ce l'ha spaccato così e abbiamo rimasto magari questi due sul terreno, facciamo Leviair, due Cabasalus, Leviair, evochiamo Rabbit, mandiamo Rabbit, Cabasalus, Xyz e via. Quindi veramente buono. E niente. E con questo deck profile è tutto. E comunque sono stato fuori un po' da YouTube perché vabbè, settimane di rientro dalle vacanze. In questa settimana ho avuto due verifiche, tre verifiche, scusate, tutte staccate. E poi oggi e ieri sono stato molto impegnato e quindi mi riduco la sera a fare questo video e ve lo posterò domani. E poi la settimana scorsa, vabbè, quindi ho avuto un sacco di impegni e quindi 5 verifiche, vabbè, lasciamo stare. E niente, ho avuto un sacco di impegni e quindi mi sono ridotto adesso a fare questi video. Ma state tranquilli che continuerò. Allora, e ho già in mente una nuova deck profile, però adesso non ve lo posso dire, quindi ci vediamo alla prossima. E ciao a tutti, iscrivetevi e commentate.